scendiamo col filo di montaggio, andiamo a legare dei biot d'ala di gabbiano in due differenti colori, uno grigio scuro e uno grigio chiarissimo. Andiamo a fissare, scendiamo verso la curvatura, torniamo indietro uniformemente, ora con i due biot andremo a formare l'addome che risulterà così sfumato in due diversi colori. Fissiamo a questa altezza, togliamo ciò che non serve, ora fissiamo in questo esatto punto una piuma di gallo indiano grizzly. Fissiamo in questo modo. Andiamo ad effettuare con la stessa un collarino piuttosto sovradimensionato. E spingiamo le fibre tutte all'indietro. Fissiamo a questa altezza. Andiamo a togliere ciò che non serve più. Ora facciamo in modo di sollevare tutte queste fibre verso l'alto, in questo modo, e andiamo a fissare in questa posizione col filo di montaggio, in questo modo. Toglieremo eventuali fibre ribelli. Ora andremo a fissare in questo punto due sezioni di piume prelevate sempre da un collo di gallo grigio, quelle a pala che situate alla base del collo stesso. Quindi fissiamo uno e fissiamo la seconda. Mettiamo in posizione. Fisseremo ora definitivamente il tutto. Ora andiamo a montare una classica Eccles
nel modo più classico possibile. L'importante è che sia piccolina rispetto all'intera imitazione. Procediamo come segue. Andiamo a fissare. Completiamo con la classica testolina. Andremo ora a fissare in modo definitivo con una goccia di collante. Assai liquido che penetrerà anche all'interno sotto all'Eccles. Velocissimo controllo e dopo quest'ultimissima operazione abbiamo terminato. Grazie dell'attenzione, alla prossima occasione.